notturno, di giorno, di notte, si corre, purtroppo talmente particolare, talmente gravante sulla nostra attività, che oltre a quello che il nostro sistema politico ci dà ogni giorno, ci si aggiunge anche la problematica della fauna selvatica. Io purtroppo mi occupo principalmente di orticole. Le orticole ogni anno purtroppo le piantine aumentano, aumenta il gasolio, aumenta il lavoro, aumenta, per esempio io faccio l'irrigazione a goccia, la pacciamatura ogni anno vai là e trovi 30, 40, 20, 50 euro in più al rotolo e il gocciolante che aumenta 20 euro, 30 euro, purtroppo la sera vai là, pianti, la mattina vai di nuovo sul campo piantato e trovi tutto distrutto e ricominci da capo. Arriva a un certo punto che ti passa la voglia. Io chiedo alle istituzioni, a nome di tutti i coltivatori diretti, di tutti gli imprenditori agricoli, di fare uno sforzo e darci una mano. Basta, vi ringrazio, buona giornata. Grazie mille, grazie. Della testimonianza. Quindi, grazie, però vorrei l'ultimo sforzo, anche le persone che stanno un po' a riposo, vorrei che ci raggiungessero qui in piazza per quest'ultimo sforzo che stiamo facendo, anche a tutti i dipendenti e personale, perché lo so che è una giornata caldissima, però purtroppo questo problema va affrontato e quindi chiedo ancora a tutti ancora un po' di sacrificio, perché stiamo lavorando per voi. Ci ha raggiunto anche la delegazione del comune di Sant'Angelo Rive, ci ha raggiunto anche il nostro consigliere Migliaccio. Vorrei passare la parola di questa casa a Migliaccio Arturo, che è un nostro consigliere che purtroppo anche lui ha ricevuto sempre danni e si è telefonato qualche giorno fa, e vorrei che Arturo ci racconta un po' quello che è successo sulle proprie attività. Però vorrei di non disperderci un attimo, perché fra poco arriveremo sul prefetto e una nostra delegazione quindi presenterà la lettera. Dobbiamo ancora pazientare, dobbiamo ancora sopportare per qualche minuto. Allora passo la parola ad Arturo, prego. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono Arturo Migliaccio e conduco un'azienda agricola nell'Alto Casertano, a Sant'Angelo da Libre, più precisamente un allevamento zootecnico. Dunque, questa questione dei cinghiali è diventata per noi agricoltori una vera e propria auto da branchi, da veri e propri branchi di cinghiale. I cingolati che cosa fanno? Nel momento in cui noi andiamo a seminare, loro dapprima con una precisione certosina scavano nei solchi dove abbiamo seminato e quindi si mangiano tutti i semi. Successivamente, nella fase di maturazione della pianta, quindi quando arriva la spiga, a quel punto fanno delle vere e proprie devastazioni. Voi provate soltanto ad immaginare la frustrazione e l'impotenza che si prova di fronte a questo scempio. Io non mi riferisco solamente al danno economico che subiamo, che seppur importante, soprattutto in un'annata come questa dove abbiamo avuto dei costi e un aumento dei costi pazzesco, ma mi riferisco soprattutto alla soddisfazione e alla gratificazione che si provano nel raccogliere ciò che si è seminato con estrema cura e tanto amore. Questo a noi viene negato. Questa è la situazione attuale, noi praticamente non dormiamo nemmeno più la notte perché dobbiamo andare a sorvegliare i nostri campi e onestamente è possibile una soluzione a questa problematica che oltretutto è anche di carattere sanitario, come oramai riconosciuto da tutta la comunità scientifica. Questa benedetta fauna selvatica è il principale vettore di trasmissibilità delle zoonosi sugli animali e noi sappiamo benissimo che cosa sta succedendo nella provincia di Caserta e soprattutto negli allevamenti bufalini. Quindi, per concludere, infine, ma non incidenti causati da questi ungolati, spesso purtroppo anche molto gravi, mortali. Niente, il mio appello alle istituzioni è che finalmente possano fare qualcosa per risolvere nel più breve tempo possibile questa stramaledettissima emergenza dei cinghiali. Grazie. Grazie a Arturo, che è anche componente di giunta di Coltivetti Casetta, oltre ad essere consigliere. Grazie a tutta la tua testimonianza. Grazie Arturo, ci hanno aggiunto anche dei sindaci qui della provincia di Caserta, presidente, che adesso passeremo la parola. Chiedo anche ai nostri collaboratori di preparare la cartellina da consegnare al presidente, che
salutata al prefetto, nel frattempo che noi concludiamo questa attività. Però voglio chiedervi a tutti ancora una volta di far vedere le bandiere di Coldiretti Caserta, facciamole vedere queste bandiere, facciamoci sentire che siamo qui a Caserta e stiamo combattendo per questo problema. I sindaci, i vostri